Buongiorno a tutti e benvenuti nel notiziario di Ruminanzia TV. Vediamo insieme quali sono state le principali novità della settimana per il settore agroalimentare. Il Parlamento europeo ha deciso di escludere gli allevamenti bovini dall'ambito di applicazione della direttiva emissioni industriali e anche di non aggiungere ulteriori oneri per gli allevamenti di avicoli e suini. Il Parlamento europeo, lo scorso 11 luglio, ha adottato in plenaria la sua posizione sulla direttiva sulle emissioni industriali e sulla direttiva sulle discariche di rifiuti con 396 voti a favore, 102 contrari e 131 astenuti. Ricordiamo che durante la riunione del 25 aprile 2023 la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo aveva approvato il progetto di parere che chiedeva l'esclusione degli allevamenti di bovini dall'ambito di applicazione della direttiva e di mantenere lo status quo per il settore dei suini e del pollame. A maggio 2023 la Commissione Ambiente aveva invece sostenuto la proposta di estendere l'IED anche agli allevamenti di bovini su larga scala, con 300 UBA o più. Decisione che era stata poi rimandata alla plenaria tenutasi martedì 11 luglio 2023. Con un supporto di quasi il 60%, il Parlamento europeo, ha spiegato l'eurodeputato Paolo De Castro, ha adottato la posizione della Commissione Agricoltura, che esclude l'allevamento bovino degli obblighi derivanti da questa direttiva, scongiurando un errore scientifico e pratico che avrebbe rischiato di mettere a repentaglio decenni di avanzamento dell'intera filiera bovina, capaci di farci raggiungere i più alti standard produttivi e di benessere animale al mondo. Ed è stato approvato al Senato della Repubblica un emendamento all'articolo 2 bis della proposta di legge sugli alimenti sintetici, che vieta il mixhandling, ovvero l'utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Il progetto di legge si compone di 5 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 2 bis prevede che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, è vietato l'uso di denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne, riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale, terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Su questo stesso argomento, il 29 dicembre 2022 era già stata presentata una proposta di legge dedicata, la numero 746, intitolata Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali, attualmente in corso di esame presso la Camera dei Deputati in 13ª Commissione Agricoltura. Queste proposte di legge mirano a tutelare i consumatori da potenziali ambiguità, evitando confusioni e fornendo ai consumatori informazioni accurate sulla composizione degli alimenti che acquistano in modo che possano fare scelte consapevoli. L'EFSA ha presentato la sua revisione paritetica della valutazione dell'impatto del glifosato sulla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, nella quale non si è evidenziata alcuna area di preoccupazione critica. Ci sono però alcune lacune nei dati e negli usi che presentano rischi maggiori dal punto di vista ecotossicologico, che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno considerare nella prossima fase del processo di rinnovo dell'autorizzazione, che scadrà il 15 dicembre 2023. Tra le questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva rientrano la valutazione di una delle impurità presenti nel glifosato, la valutazione del rischio alimentare per i consumatori e la valutazione dei rischi per le piante acquatiche. Per quanto riguarda la biodiversità, gli esperti hanno riconosciuto che i rischi associati agli usi rappresentativi del glifosato sono complessi e dipendono da molteplici fattori.
Per quanto riguarda l'ecotossicologia, il pacchetto di dati ha consentito un approccio conservativo alla valutazione del rischio, che ha identificato un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi in 12 dei 23 usi proposti del glifosato. Le conclusioni dell'EFSA sono state trasmesse alla Commissione europea e agli Stati membri per orientare la decisione sull'opportunità di mantenere il glifosato nell'elenco dell'UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari. La pubblicazione delle conclusioni è prevista per la fine di luglio 2023 e quella dei documenti di riferimento, che ammontano a diverse migliaia di pagine, è prevista tra la fine di agosto e la metà di ottobre 2023. Lo scorso 6 luglio la Commissione europea ha presentato il pacchetto per le TEA NGT, tecniche di evoluzione assistita o nuove tecniche genomiche, e l'uso sostenibile delle risorse naturali. L'obiettivo della proposta è quello di garantire un uso sostenibile delle principali risorse naturali e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e dell'agricoltura dell'UE. Il pacchetto di misure regolamenterà l'uso delle nuove tecniche genomiche, anche dette NGT, definendo due categorie di piante ottenute dalle NGT che seguiranno percorsi di autorizzazione diversi. Le due categorie di piante ottenute dalle NGT potranno essere piante NGT comparabili alle piante esistenti in natura o convenzionali, piante NGT con modifiche più complesse. Attualmente le piante ottenute dalle NGT sono soggette alle stesse norme degli OGM. Con queste nuove misure, le due categorie seguiranno invece due percorsi diversi per l'immissione sul mercato, in considerazione delle loro diverse caratteristiche e dei loro diversi profili di rischio. Le piante NGT, che potrebbero essere presenti anche in natura o essere prodotte con tecniche di selezione convenzionali, saranno soggette a una procedura di verifica veloce basata sui criteri, stabiliti nella proposta. A tutte le altre piante NGT si applicherebbero le prescrizioni della legislazione vigente in materia di OGM. Il pacchetto di misure proposto dalla Commissione include anche una normativa sul monitoraggio dei suoli e misure finalizzate a ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti tessili. Il 9 luglio 2023 l'Unione Europea e la Nuova Zelanda hanno firmato un accordo di libero scambio che porterà vantaggi significativi all'Unione Europea su vari fronti. Il primo fra tutti la riduzione di circa 140 milioni di euro all'anno dei dazi per le imprese dell'UE a partire dal primo anno di applicazione. Si prevede che entro un decennio l'accordo si tradurrà in una crescita degli scambi bilaterali del 30%, con un incremento potenziale degli esportatori annuali dell'Unione Europea che potrebbe toccare i 4,5 miliardi di euro. Il potenziale di crescita degli investimenti dell'Unione Europea in Nuova Zelanda è invece dell'80%. Questo storico accordo comprende anche impegni senza precedenti in materia di sostenibilità che fanno riferimento, tra l'altro, all'accordo di Parigi sul clima e ai diritti fondamentali dei lavoratori. L'accordo è ora al vaglio del Parlamento europeo per l'approvazione ed entrerà in vigore dopo il completamento del processo di ratifica sia nell'Unione europea che in Nuova Zelanda. Per la Nuova Zelanda si tratta di espandere le proprie opportunità in un mercato enorme come quello europeo. L'Unione Europea è il terzo partner commerciale di Wellington. Finora le esportazioni verso il mercato europeo valevano 1,8 miliardi di dollari. Secondo l'accordo commerciale, gli agricoltori dell'Unione Europea avranno maggiori opportunità di vendita dei loro prodotti in Nuova Zelanda, data l'eliminazione dei dazi sulle principali esportazioni dell'Unione, come carne suina, vino e spumante, cioccolato, dolciumi e biscotti. Per diversi prodotti lattiero-caseari, carni, bovine e ovine, non vi sarà alcuna liberalizzazione del commercio, mentre saranno consentite importazioni dalla Nuova Zelanda attraverso le CD, quote tariffarie. L'accordo inoltre proteggerà 163 indicazioni geografiche, di cui 24 italiane. Tra le eccellenze nostrane troviamo in elenco Asiago, Castelmagno, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Montasio, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Parmigiano Reggiano, Piave, Taleggio, Provolone, Valpadana, Mozzarella di Bufala Campana e la Bresaola della Valtellina.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il link in descrizione. Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota che riporta ulteriori indicazioni per il trasporto di animali vivi con alte temperature atmosferiche e raccomanda l'applicazione delle indicazioni diffuse in precedenza. Nella nota, il Ministero chiede di porre particolare attenzione al rispetto della legislazione vigente anche durante le soste senza scarico degli animali previste durante il viaggio. Durante le pause, i conducenti o i guardiani degli animali dovranno privilegiare aree ombreggiate o areate, mantenendo attivi i sistemi di areazione in dotazione ai mezzi, monitorando il funzionamento degli impianti di abbeveramento e le condizioni degli animali. In caso di autorizzazione al viaggio con temperature superiori ai 30 gradi alla partenza e durante il tragitto, per mezzi privi di aria condizionata, le competenti autorità dovranno tenere in considerazione anche la percentuale di umidità atmosferica, assicurando una riduzione della densità degli animali sul mezzo, debitamente caricati, mantenendo un opportuno spazio sopra la loro testa. Il Ministero chiede inoltre di porre analoga attenzione alle condizioni di temperatura e umidità, anche in caso di movimentazioni verso aste, fiere o mercati di animali sul territorio nazionale. La pianificazione del viaggio dovrà essere valutata attentamente da parte delle competenti autorità, anche per le eventuali tratte via mare, in modo da evitare inutili attese ai punti di imbarco o viaggi lungo le ore più calde della giornata. Al momento del carico sui traghetti dovrà essere assicurata dalle compagnie di navigazione una corretta ubicazione e fissaggio dei mezzi di trasporto contenenti animali vivi in aree ombreggiate o aree del ponte. Il Consiglio di amministrazione Granlatte pubblica una lettera aperta ai rappresentanti dell'agroalimentare italiano, in particolare al Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, chiedendo interventi a favore del comparto lattiero-caseario che continua ad attraversare momenti di grande difficoltà. I costi di produzione alla stalla continuano a rimanere sostenuti, si legge nella nota ufficiale del Consiglio. Il latte è alla base delle eccellenze casearie nazionali, in particolare delle DOP, che esportiamo in tutto il mondo, ma produrlo secondo i più alti standard qualitativi e del benessere animale costa. E costa ancora di più produrlo secondo gli ormai imprescindibili criteri di sostenibilità, che richiedono importanti investimenti per gli adeguamenti alle stalle. La certezza del prezzo è la condizione essenziale per qualsiasi imprenditore per programmare la propria produzione e ciò vale in particolare nella gestione dinamica della mandria che necessita di tempi medio-lunghi. Nella nota conclusiva, il Consiglio confida di trovare riscontro a questa sollecitazione, dichiarando la piena disponibilità ad essere parte attiva di un confronto tra le parti interessate, al fine di mettere in sicurezza le imprese e salvaguardare in medio periodo il settore lattiero-caseario nell'incertezza della filiera. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito il nuovo regolamento per la consultazione dei dati presenti in BDN. Si rende noto che è disponibile una pagina contenente le informazioni generali inerenti alla BDM e al sistema IER e alla normativa di riferimento denominata Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali sul sito del governo, salute.gov.it. Viene fatto anche presente che i dati presenti in BDN, che il Ministero della Salute rende disponibili liberamente, sono dati aggregati per territorio e per data. Essi sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione delle attività, degli stabilimenti, degli operatori ed hanno un livello di aggregazione predefinito e non modificabile. I dati riguardano il numero di stabilimenti di attività, tra cui gli allevamenti di animali ed altre tipologie di dati. Per maggiori dettagli sul nuovo regolamento, consultare il link fornito. Nel 2017, in occasione del centenario della prestigiosa rivista scientifica Journal of Dairy Science, è stato creato dall'American Dairy Science Association il JDS Club 100 per premiare chi supera i 100 articoli scientifici pubblicati sia sul JDS che sul JDS Communication. Per il 2023 l'importante riconoscimento è stato conferito ai professori Alessio Cecchinato del Dipartimento Daphne dell'Università degli Studi di Padova e a Filippo Miglior dell'Università di Guelph in Canada.
Ruminanzia fa con orgoglio le proprie congratulazioni a Cecchinato e Miglior e ai loro rispettivi gruppi di ricerca per aver contribuito allo sviluppo delle conoscenze sulla bovina da latte in Italia e nel mondo. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.